Piero Giampietro, parliamo di questo progetto Startup e di Eco-Working. Di cosa si parla? Startup è il primo progetto per finanziare un co-working pubblico nella città di Pescara. Grazie al partenariato tra il comune di Pescara, poi molti sindacati e associazioni di categoria, il nostro comune ha vinto questo progetto presso l'ANCI, presso il Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per finanziare il primo spazio pubblico dove poter condividere il lavoro autonomo e per i freelance. Con Startup oggi iniziamo un'attività anche di 25 promotori territoriali che sono ragazzi chiamati a promuovere presso i loro coetanei l'idea del co-working, che per la nostra città crediamo sia davvero una chiave di volta per dare spazi e tecnologie a chi probabilmente inizia un'attività di lavoro autonomo nella nostra città. Un'iniziativa importante, una delle prime che cercherete anche di ripetere. Assolutamente sì, questo progetto finirà a giugno del 2016 con un bando pubblico per la gestione di questo spazio pubblico per il co-working. Di conseguenza i ragazzi sono chiamati non soltanto a promuovere presso i loro appunto coetanei questo progetto, ma anche a progettare lo spazio e anche a vedere quali sono i target di riferimento di questo progetto. Di conseguenza sicuramente in questi mesi verranno coinvolti molti ragazzi di Pescara, non solo, per capire qual è il target di riferimento per il co-working della nostra città e arrivare appunto a giugno a appunto fare il bando per la gestione di questo co-working, che sarà il primo spazio pubblico dove appunto poter condividere il lavoro autonomo.